io e avere cura di me e stare bene. È tutto appuntato qui nel mio iPad e controllo in continuazione l'elenco degli impegni per non dimenticare nulla. L'uomo è ciò che mangia, per cui io curo innanzitutto la mia alimentazione. I take care of my diet, mangio tutti i giorni una mela perché toglie il medico di turno e perché contiene ferro, una banana per il potassio, un'arancia per la vitamina C, una tazza di green tea without sugar, senza zucchero, per prevenire il diabete, moltissima fibra per regolarizzare l'intestino, uno yogurt con diversi milioni di bacilli per la vista, frutta e yogurt rigorosamente fuori pasto. My goal is to take care of myself and feel good. Il mio obiettivo è avere cura di me e stare bene. Il tuo obiettivo è avere cura di te e stare bene. Poi ci sono i canonici 5 pasti. Colazione di primo mattino, spuntino di mezza mattina, pranzo, merendina di mezzo pomeriggio, cena. Light meals, healthy food, organic, biodynamic, pasti leggeri, cibi genuini, biologici, biodinamici. Per una buona digestione mastico 100 volte ogni boccone. I drink all day 2 liters of water and a little wine. Bevo tutti i giorni 2 litri d'acqua per depurare, drenare regni e vescica e un bicchiere di vino rosso contro l'infarto e uno di vino bianco per il sistema nervoso. My goal is to take care of myself and feel good. Il tuo obiettivo è avere cura di te e stare bene. I brush my teeth after every meal. Lavo i denti dopo ogni pasto e interpasto e per un efficace effetto antisettico e antiplacca, filo interdentale, massaggio gengivale e risciacquo con colluttorio. Dopo l'ultimo lavaggio serale dei denti, passo ad un'opportuna pratica finalizzata allo sbiancamento. I step to whitening my teeth. Allora, la ricetta. Spremo 10 gocce di limone su un cucchiaino di bicarbonato di sodio, raccolgo la pappina con l'indice e lo sfrego leggermente sui denti, ripongo in un bicchierino un altro cucchiaino di bicarbonato di sodio e aggiungo una modica quantità di acqua mescolando fino a formare una pasta liscia entro la quale immergo lo spazzolino dopo averlo bagnato, avendo cura di coprire tutte le setole. Spazzolo ogni singolo dente delicatamente, troppa energia potrebbe erodere lo smalto. Per un bianco più bianco, bagno lo spazzolino con perossido di idrogeno al posto della comune acqua del rubinetto. My goal is to take care of myself and feel good. Il tuo obiettivo è avere cura di te e stare bene. Per le operazioni suddette mi occorrono dalle 4 alle 5 ore. I walk every day at least half an hour. Ogni giorno dedico almeno mezz'ora ad una camminata veloce. Indosso abiti sportivi antisudore con microfibre. Parto con andamento lento e regolare. Accelero con gradualità e godendo anche della bellezza del panorama che mi circonda, raggiungo un sostenuto passo di marcia dopo 7-8 minuti. Lo mantengo in modo consapevole, inspirando e espirando ogni 6 passi per i successivi 20 minuti circa. Quindi, sempre con studiata gradualità, decelero fino a fermarmi, concentrandomi sul contatto dei miei piedi con il terreno. Tutta l'operazione è rigorosamente preceduta e seguita per evitare crampi e strappi muscolari dallo stretching. Al termine dell'esercizio fisico mi concedo un'immancabile doccia corroborante. Poi esco per fare la spesa e cerco tutte quelle cosine sane, biologiche e biodinamiche per una sana alimentazione. I meet friends and do the shopping. Bisogna mantenere le amicizie, quindi qualche telefonato, un incontro con il tè, green without sugar, un giretto con l'amica per lo shopping. Il mio obiettivo è avere cura di me e stare bene. Your goal is to take care of yourself and feel good. E a volte ci sono dei momenti nella giornata in cui la situazione si fa pesante, allora faccio scorrere l'acqua gelata del rubinetto e la porto al viso con le mani. Lavarsi la faccia con l'acqua fredda ha un immediato effetto rilassante e rinvigorente. Spesso azioni apparentemente banali possono avere degli incredibili benefici nelle giornate in cui sto molto in piedi, in specie se particolarmente calde. Ho sempre con me un cambio di calzini puliti e, all'occorrenza, vado in bagno e li cambio. Pura goduria! Ah, sono ben consapevole di quanto possa essere dannoso avere a che fare con decine di attività continuamente rimandate e non completate. Queste attività sono come i programmi di un computer. Più ne avviamo, senza mai chiuderne uno, più l'intero sistema rallenta. Per questo motivo dedico del tempo quotidianamente a completare queste attività e a convincermi che non devo più procrastinare. È di fondamentale importanza per il mio cervello e per lo sviluppo della mia personalità scoprire ogni giorno qualche cosa di nuovo. Oggi, per esempio, ho scoperto come si capisce se un uovo è fresco. Si utilizza un semplice trucco. Si immerge l'uovo in un recipiente pieno d'acqua. Se l'uovo rimane sul fondo in posizione orizzontale, allora vuol dire che è sicuramente fresco. Se invece tende a posizionarsi in verticale, non è poi così fresco, ma è comunque ancora utilizzabile. Nel caso in cui tenda a galleggiare, si tratta invece di un uovo vecchio e il suo uso è sconsigliato.
Recenti scoperte scientifiche affermano che ridere allunga la vita. Ecco perché ogni giorno sogghigno, sghignazzo e mi sganascio. Gli studi ci informano che si deve ridere non solo quando tutto va bene, è troppo facile, ma specialmente nelle situazioni critiche e disperate, perché si liberano tutta una serie di mediatori e neurotrasmettitori endorfinici che possono capovolgere emozionalmente la più drammatica delle situazioni. Basta solo avere la costanza e continuare a ridere a crepapelle per almeno 10 minuti e il gioco è fatto. Tutta la nostra persona entrerà in risonanza con la risata iniziale, migliorando la circolazione sanguigna, incrementando le difese immunitarie, alcalinizzando cellule e tessuti e scacciando il demone della disperazione dalle nostre menti. Pensate che per ridere si utilizzano oltre 60 muscoli, mentre per piangere solo una ventina. Il mio obiettivo è avere cura di me e stare bene. Your goal is to take care of yourself and feel good. Sì, poi ci si deve tenere informati, perciò I read newspaper every day, leggo almeno due quotidiani e altrettanti articoli di riviste di opposte tendenze politiche per una lettura critica. Per una sana sessualità, I make sex almost every day, quasi tutti i giorni, stando attento a non cadere nella routine, perché nell'amore è fondamentale rinnovarsi e essere costantemente creativi. Ovviamente I clean the house, spazzo, tolgo le tele di ragno, do l'aspirapolvere, due passate di straccio, disinfetto, lustro, porte, finestre, lavi piatti, lavi panni, centrifugo, stendo, stiro, ripongo tutti in ordine, armadi con mosche, cassettini, cassetti, cassettini. Ah, poi dedico del tempo indeterminato ai figli e agli animali di casa, nonché qualche minuto al giorno per ripassare il mio tenere vivo My English. Il lavoro, naturalmente, per fortuna ne è uno che mi piace. I work 8 hours a day, lavoro 8 ore al giorno ed un paio d'ore per andare e tornare dal lavoro, quando non ci sono particolari intasamenti di traffico. Il mio obiettivo è avere cura di me e stare bene. Your goal is to take care of yourself and feel good. I watch TV 2 hours a day, si guarda mediamente la televisione per 3 ore al giorno, ma io mi limito ad un paio, non sono un teledipendente, no? I sleep between 7 and 8 hours a night, fondamentale per la mia salute psicofisica, dormire tra le 7 e le 8 ore per notte. Insomma, per farla breve, i conti danno 28 ore al giorno, 28 hours a day. 28 hours? 28 ore? E non sono andato né a teatro, né al cinema, non a una conferenza, non ho visitato un museo, una mostra d'arte, non sono stato a un concerto, non un minuto di volontariato, non ho letto un libro. Ma il mio obiettivo è avere cura di me e stare bene. Your goal is to take care of yourself and feel good. Ah, shut up, idiot. 28 ore nemmeno ci sono in una giornata. Devo riorganizzarmi. Ah, ci sono! Posso fare più cose contemporaneamente? I could do several things at once! Grazie all'iPad adesso riprogrammo la giornata tipo. Allora, vediamo. Dunque, allora, faccio la doccia con acqua fredda e con la bocca aperta, così mentre mi lavo bevo il litro d'acqua, no? Esco dal bagno con lo spazzolino in bocca e faccio l'amore senza preliminari, così si risparmia un sacco di tempo con la mia parte che nel frattempo guarda la televisione e mi racconta cosa succede! Ma così il mio obiettivo è l'autodistruzione! Così il tuo obiettivo è l'autodistruzione. Ma no, devo solo organizzarmi un po', Allora, con una mano spazzo per terra, e con l'altra invece telefono. Così mentre lavo e telefono, mentre spazzo e telefono, posso bere il bicchiere di vino e poi dopo mangio la mela che mi dà la mia compagna, mentre lei mangia la banana con lo yogurt e il milione di bacilli, poi domani lei mangia la banana con il milione di bacilli e io mangio la mela e così tra me la mano, bene lo yogurt, io frutto, bisogna andare al bagno, mentre andare al bagno mi lavo i denti. What's all my goal? E self-destruction. Così il tuo obiettivo è l'autodistruzione. You are right. We are right. You are right. Avete ragione. Avevo dimenticato il tassello fondamentale dello stare bene. Quale? Il relax. A dire che la soluzione ce l'avevo sotto i piedi! The mattress will become the place of my relaxation! Il materasso diventerà il luogo del mio rilassamento, il complice del mio stare bene! Dormirai di più, ti concederai più tempo tra le braccia di Morfeo? Ma no, idiots! Il materasso non è solo per dormire, The mattress is not only for sleeping, Può trasformarsi in una postazione dove soggiornare, lavorare, riposare. Una rivoluzione, un relaxing working bed. Un relaxing working bed. Ah, sì, d'ora in poi sarà la mia zona relax, lo spazio dove mi regalerò momenti di coccole per generarmi, volermi più bene. Durante il giorno fermerò la mia giornata di lavoro e... Ah.
da qui sopra chiamerò gli amici col telefono e chiacchiererò con loro. Accoglierò i miei figli, gli racconterò delle storie, giocheremo assieme, sì. Lavorerò anche al computer o con il mio immancabile iPad. Ascolterò musica rilassante. Ho letto, ho qui la recensione, che l'Università Tsu-Chi di Taiwan ha studiato un gruppo di volontari con difficoltà a rilassarsi. A costoro è stata fatta ascoltare una mezz'oretta di musica soft e calma. Hanno trovato un respiro più lento e abbassato le pulsazioni cardiache. Poi l'esperimento è stato riprovato con gli stessi soggetti, questa volta però distesi sul divano. Ah. Dove? Sul materasso. Distesi sul materasso. Il risultato? Un ulteriore rilassamento. I listen to music while I drink a hot chocolate, oppure una meravigliosa tisana calda, magari accompagnata da goduriosi dessert che stimolano papille gustative e pupille gustative, dei fragranti craffen alla crema, oppure dei fantastici muffin al cacao con un cuore di cioccolato fuso, delle brioche con crema di pistacchio. Sul materasso potrò anche praticare meditation techniques and yoga exercises, tecniche di automassaggio, meditazione, yoga. 5 minutes, please. I will try to relax by reading a good book. Cercherò relax anche nella lettura di un buon libro. L'iPad è meglio di un libro tradizionale perché puoi leggere anche al buio. You can read in the darkness. E comunque sia, è meravigliosa la vita sul materasso. What a wonder.